Sindaco, si inaugura la bike sharing, sicuramente un servizio aggiuntivo per turisti e anche cittadini. Sì, finalmente abbiamo rimodulato questo progetto, abbiamo rifatto di nuovo il bando di gara e oggi si realizza quello che una città turistica dovrebbe avere, anche in virtù del nostro obiettivo raggiunto come capitale italiana della cultura 2025. Questo è uno dei tasselli che arricchisce ancora a livello turistico la nostra città. È un servizio che diamo alla città, oggi siamo orgogliosi di averlo portato al termine. È stato un servizio che ci ha impegnato tanto anche dal punto di vista amministrativo, perché ci sono tante procedure da seguire, compresa l'installazione dei contatori, che sembra semplice ma in realtà non è tanto semplice in una gestione pubblica. È un servizio di modularità di interscambio, quindi diamo la possibilità ai cittadini ma soprattutto ai turisti di poter utilizzare un mezzo alternativo a quello che potrebbe essere il trasporto pubblico, o chi arriva alla stazione ha la possibilità tramite le bici di muoversi tranquillamente all'interno delle zone della ZTL e quindi raggiungere anche i siti di interesse del centro storico o in qualsiasi altra parte. Ci sono 5 stazioni, 3 su Agrigento e altre 2 sulla zona di San Leone. Le 2 su San Leone sono in via Nettuno, per intenderci, all'inizio diciamo del lato spiagge Bella Vista, e l'altra stazione è messa vicino al Marco Polo, in corrispondenza della pista ciclabile. Qui ad Agrigento ovviamente abbiamo mantenuto quelle che erano le postazioni iniziali della stazione Basta, la stazione centrale e del Belvedere Modugno, in modo da creare una triangolazione all'interno che circuita diciamo quello che è il percorso del centro storico. Per chi volesse prendere una bici, il procedimento è abbastanza semplice, c'è un'applicazione che si chiama eMove, trovate tutte le informazioni all'interno del sito del comune, si fa una sottoscrizione del regolamento, che è quello che è stato ovviamente visto già anche dai consiglieri comunali, che ovviamente anche loro hanno una parte attiva in tutto il processo, si fa una registrazione, poi ci si avvicina semplicemente alla stazione, ogni bicicletta ha un suo numero, si sblocca diciamo il numero. Tramite il LED si individua lo sblocco e poi si può cominciare a iniziare diciamo, a pedalare. I primi 5 minuti sono ovviamente gratuiti, perché soprattutto per l'inizio c'è questa condizione in cui devono un po' capire il funzionamento, dopodiché ogni 30 minuti ci sarà la regolazione del servizio. Noi facciamo della sicurezza, dell'affidabilità e della innovazione la nostra missione come TMR. Siamo felicissimi di essere qui ad Agrigento, dopo oltre 50 città in tutta Italia, tra cui Palermo, Catania, Enna e altre parti d'Italia come Lucca, Bracciano, Nanni, che sono altresì esempi virtuosi. Quindi sì, possiamo sicuramente dirlo. Sicuramente il vandalismo è un problema che abbiamo su tutte le tipologie di sistemi di sharing. Certamente questo del bike sharing a stazioni automatizzate è sicuramente il miglior sistema per fronteggiare questo tipo di problematica. Fornire ai turisti e ai cittadini questa tipologia di servizio porta la città a un altro livello, sia da un punto di vista dell'innovazione che da un punto di vista delle smart cities.